Benvenuto alla Galleria Civica d'Arte di Poggiofrida di Mister Bianco, Fabio Modica. Grazie. Un artista di oggettivo spessore che dà lustro a questa galleria Mister Bianchese. Fabio, ci dici come è cominciato tutto? Tu che sei così giovane. Sì, è cominciato tutto dal liceo scientifico in realtà, perché volevo disegnare, volevo fare arte, però i miei genitori allora decisero per la scuola superiore, per il liceo scientifico, e poi è stata tanta la mia voglia di farlo, che poi dopo il militare, alcuni tentativi all'università andati male, finalmente i miei hanno capito l'amore che sentivo per l'arte, mi hanno permesso di iscrivermi in accademia. E ho iniziato con professori come Alberto Abate, Francesco Scialfo, che mi hanno introdotto al disegno solo praticamente a 20 anni, quindi fino ad allora sono stato autodidatta. Poi insomma ho affrontato il problema della pittura classica per imparare un po' le basi della pittura, e mi è servito tantissimo, più da chi per esempio veniva dall'istituto d'arte, che già aveva avuto le sue esperienze. E iniziando appunto solo dal disegno a matita dal primo anno, perché l'accademia era impostata così, e poi proprio sulla copia dei classici. Ovviamente non ero soddisfatto a un certo punto, perché la pittura poi mi portava verso anche altre strade, ma non sapevo come arrivarci. E volevo in qualche modo trovare il senso della pittura, evadere dal rigore della pittura classica. E poi al quarto anno, proprio in risposta a questo mio desiderio, arrivò anche Santa Croce, che sostituì il professore Abate, e mi fece ripartire da zero. E io sono passato dall'essere assistente di Abate, primo della classe per così dire, in copia dei quadri classici, a non saper fare più nulla, perché il professore Santa Croce poi mi obbligò a distruggere quello che avevo fatto e ripartire dalla tela bianca. E lì poi sono entrato in crisi, perché non mi sono più sentito il primo e ho dovuto mettere in discussione tutto quello che avevo fatto. Però ho trovato finalmente l'amore per la pittura, pure semplice, quindi non legata alla realtà, ma per la pittura astratta, proprio per l'energia che scaturisce dal colore e dalla linea, a prescindere da quello che rappresenta. Ovviamente però l'esperienza sulla pittura classica è rimasta questo fascino della tridimensionalità che si può rendere attraverso la pittura, non mi ha mai abbandonato. E allora alla fine ho cercato di fondere le due cose e di in ogni mia opera riesco sempre a mescolare, provo a riuscire sempre a mescolare pittura classica e pittura astratta in maniera armonica, cerco di trovare un contrasto perfetto fra questi due mondi e ovviamente cerco di farlo in ogni singola opera. Non sempre riuscendoci come voglio, perché è una lotta continua. Una volta ho scritto che l'artista è un po' come il surfista che vuole cavalcare un'onda sempre più alta, no? E infatti ogni volta che magari riesce un quadro a soddisfarmi pienamente, la felicità dura appena un paio di giorni, poi ho bisogno di superarmi nuovamente. Ovviamente questo non è sempre possibile. E allora lì entra un po' di depressione, ma questa è la vita proprio dell'artista. Quanti anni hai adesso? Adesso 37. E questa vita artistica di quanti anni è fatta finora? Beh, questa vita artistica con intensità è partita dal 2009, quindi sono appena 6 anni. Però ovviamente sono stato attento a fare i passi giusti. Sono stato attento sicuramente a non corrompermi e a non cercare il mercato a tutti i costi. E questo è stata la mia forza, perché ho scavato profondamente dentro me stesso e ho capito cosa volevo fare per me artisticamente, e quando ho avuto un buon numero di quadri ho avuto il coraggio e la forza di presentarmi ai galleristi, perché come sappiamo è un mondo molto complicato. Ecco, tante mostre, tante gallerie in Italia e all'estero. In America in particolare, vuoi riassumerci se ricordi tutte quelle più importanti? Sì, nel 2009-2010 mi sono orientato verso l'Inghilterra, anche perché ho la fortuna di avere una moglie che è docente di inglese con un dottorato di ricerca in didattica della lingua inglese, per cui è lei che cura poi tutti i miei rapporti con le gallerie all'estero.
quando ci sono problemi delicati da risolvere, perché come si sa a distanza non è facile gestire spedizioni, vendite, pagamenti, clienti che chiedono qualcosa di particolare, quindi subentra mia moglie, che anche, soprattutto in America quando c'è il fuso orario, diciamo si tratta di 6-7 ore di differenza, a volte in piena notte arriva un'email che riguarda una vendita, allora non dormiamo più e lei risponde per me. E lì hai avuto un grande apprezzamento, sì. Puoi ricordarci le principali città? Sì, adesso sono in 3 gallerie al momento, anche se si sta introducendo una quarta galleria, ad Atlanta, in Georgia, la Billow Gallery, che è una grossissima galleria che soprattutto mi ha permesso di accedere ad ambienti, a clienti sensibili sulla questione artistica, ma anche molto in vista, sia come personaggi di successo, socialmente molto impegnati come attori, insomma persone che riescono davvero a vedere nella pittura quello che vedo io, riescono a vedere i miei quadri come li vedo io. E ho avuto questa soddisfazione attraverso anche l'aiuto di internet di trovare un posto dove le mie opere potessero piacere così come sono. Cioè io non sono dovuto scendere a compromessi. Questo ho potuto essere me stesso, dipingere quello che amo e come amo e trovare un posto dove la gente li ha amati come io li ho fatti. Quindi non ho dovuto... Gente con altre culture, con altri linguaggi. Sì, sì, ecco, è un po' questo il potere, il lato positivo di internet utilizzato in questo modo ci apre al mondo intero. Quindi, e quel mercato che tu non ricercavi con insistenza è anche venuto all'apprezzamento e al successo. Per esempio la galleria in Oklahoma, la Aberson Exhibits, dove ora farò la mostra a ottobre, mi ha trovato, non l'ho cercata io, mi ha commissionato un primo ritratto e poi abbiamo iniziato una fruttuosa collaborazione. E quindi grazie a questo trovo gli stimoli, perché anche se non sembra bello dirlo, ma una vendita per un artista è un grossissimo stimolo, in quanto è una conferma del proprio valore, del fatto che qualcuno è disposto a spendere delle cifre alte per avere una propria opera a casa. E questo dà una forza enorme all'artista, una convinzione che altrimenti, se non ci fosse, lo porterebbe a chiudersi sempre di più, a non uscire mai dal laboratorio. Perché io passo già moltissimo tempo da solo, nell'unico momento, quello della mostra o della vendita, in cui posso finalmente aprirmi alla gente e vedere anche tutti i miei quadri insieme, perché il laboratorio spesso non è facile vederli tutti insieme e riuscire a fare il punto di quello che si è fatto fino ad ora. Vuoi riassumere tu stesso un pochino le tue opere, una produzione ingente, come le raggruppiamo, per periodi, per temi? Sì, diciamo che il tema è quello... E anche i materiali usati, le tecniche, certo, usate. Certo, il tema è proprio quello del contrasto che c'è fra la pittura che rappresenta solo se stessa e la pittura che rappresenta qualcosa, quindi la mia pittura si trova sempre a metà strada fra astratto e figurativo, come dicevamo, quindi indagando sulla percezione attraverso la pennellata cerco di capire meglio cosa significa questa doppia valenza che ha la pennellata, che è al tempo stesso materia colorata e al tempo stesso riesce a rappresentare qualcosa. È un po' la lezione impressionista, nacque come lezione impressionista, però poi man mano evolvendo la pittura è andata sempre più verso l'astratto per un certo periodo. Io fondendo le due cose in pratica cerco di capire questa magia della pennellata che riesce ad avere questo doppio valore. E allora indagando su questo, c'è stato un periodo in cui sono stato coinvolto in una mostra sull'arte del riciclo e allora attraverso questa esperienza sono riuscito a evidenziare proprio questo aspetto utilizzando direttamente i materiali colorati, quindi non più la pennellata ma direttamente un oggetto colorato che disposto in un certo modo sulla superficie riesce a rappresentare altro. Quindi quello che era il rifiuto, lavorato in un certo modo dall'artista, rinasce a nuova vita, riesce a rappresentare qualcosa e diventare immortale, quindi a fare parte poi dell'essere, non più dell'esistere, no? Come diceva Platone, che ha distinto per la prima volta questi due ambiti che poi sono stati studiati dall'ontologia. Il titolo della mostra infatti si chiama Gnosis, in quanto
conoscenza. Sì, che deriva da questo termine greco che indica conoscenza. In quanto attraverso la pittura io cerco di conoscere empiricamente, praticamente un'esperienza proprio pratica, l'essenza della realtà. E indago proprio sulla percezione, per questo fondo sempre astratto e figurativo, perché mi piace proprio il momento in cui la pennellata smette di essere pennellata e, vista a una certa distanza, rappresenta qualcosa e l'occhio riconosce come realtà. E qui mi sono soffermato per esempio proprio sull'occhio, circondato, ecco, solo tanti occhi, tantissimi volti, con sì, tanti colori. Il tema dell'occhio è molto importante, perché ho fatto nella precedente mostra ad Atlanta, intitolata Prisoners of Matter, che significa proprio prigionieri della materia, si tratta proprio il tema della condizione umana, che è quello di essere proprio prigioniero della materia e di soffrire di questa dicotomia, diciamo, fra materia e spirito. E puntando sull'occhio come parte ovviamente spirituale, perché si dice l'occhio è lo specchio dell'anima, proprio l'occhio contrasta con tutta questa materia che c'è intorno e rende ancora più evidente questo contrasto fra il nostro spirito e il nostro corpo, che è destinato alla corruzione, alla distruzione, no? Per questo tanti occhi. Sì, perché questi ricorrente. Occhi sono prigionieri di questa materia, come se volessero uscire fuori da questa condizione, aspirano proprio a liberarsi di questa e materia. I volti raffigurati in tanti, tantissimi modi e colori. Sì, sì, perché sfumature diverse. Il volto mi ispira particolarmente, non so spiegare neanche io perché, ma è il soggetto dove io riesco a essere pittoricamente più forte e più incisivo. Altri temi ricorrenti, sì, che ti piace citare? Sì, la natura, ovviamente prendo molto esempio dallo studio della natura. Studiando la natura, vedendo come armonicamente il creato è già perfetto nella composizione, nella distribuzione dei colori. Se osserviamo una pianta, vedremo che non ha mai più fiori rossi, per esempio quelli che le foglie verdi possano contenere, no? E quindi, oppure come cresce un albero in maniera armonica verso la luce, ma non simmetrica, no? È un'armonia dinamica. E quindi, studiando proprio la bellezza così naturale della natura, cercando di raggiungere lo stesso livello, l'artista cerca in qualche modo di avvicinarsi al creatore, ovviamente raramente riuscendoci, ma quando un quadro riesce a essere così naturalmente bello, che sembra quasi che sia sempre esistito, è lì che l'artista può riconoscere di aver fatto un buon lavoro, perché a volte mi capita di vederli dopo 6-7 mesi e non riconoscerli quasi neanche come miei quadri. È come se fossero sempre stati lì e non sembra li abbia nemmeno fatti io. Le tecniche, i materiali usati? Le tecniche sono prevalentemente acrilici, sono smalti sintetici ad acqua, anche perché diffido molto delle esalazioni della pittura ad olio, delle vernici. Sono sostanze con cui io ho lavorato molto come restauratore e che mi hanno fatto soffrire molto quando facevo il restauratore in accademia, perché li usavo molto. Hai fatto anche quello? Sì, ho deciso di usare esclusivamente colori ad acqua, sì, ma solo, ecco, raramente, se proprio è necessario, ma ho rifiutato molti lavori di restauro da quando ho deciso di fare solo il pittore. E quindi solo il pittore, però ti dedichi all'arte anche con la musica, sì, sei un ottimo pianista, sì, così come la tua dolcissima moglie, sì, che è una, sì, è bello, bravissima, diciamo, cantante. Ma come musicista sono solo un autodidatta, che non ho approfondito come ti pare niente. Il mio vero mestiere. Ti abbiamo visto suonare. Sì. Comunque ho affrontato pure il tema appunto della natura con le pinete. E poi ogni tanto mi piace parlare della condizione umana, e quello è un tema che devo approfondire, anche perché c'è tanto da dire, ovviamente. E voglio sviluppare un'arte che non sia solo basata sull'impatto emotivo come è stata finora, ma parlare alla gente della condizione umana, parlare ovviamente dei problemi della condizione umana, ma magari cercare anche di trovare piccole soluzioni. Pochi anni, una produzione intensissima, circa 200 opere, mi pare. Sì, sì. Qui a Mister Bianco ne esponi circa 25. Sì. La tua scelta nel
sì, la mia esporre qui? È stata quella di portare i quadri dal 2009 al 2015, quindi fare vedere da dove sono partito, soprattutto non da dove sono partito, ma quando è scattato questo amore per la pittura astratta, e soprattutto è partita da un paio di ritratti, uno dei quali è giù, è proprio il mio autoritratto. È stato in un momento in cui non sapevo bene cosa fare, perché ero in un momento di difficoltà. Sicuramente questa scelta, questo slancio deriva anche da una tragedia familiare, perché ho perso mio padre pochi anni prima di decidere di fare questa scelta, e allora mi resi conto che forse valeva la pena rischiare e fare quello che veramente si ama nella vita. Ho deciso di piano piano fare diventare quello che amo un mestiere. Ma il travaglio interiore che avevo in quel periodo mi ha permesso di concentrarmi su qualcosa per elaborare un pochettino il dolore e soprattutto diciamo riuscire a isolarmi, ma allo stesso tempo non soffrire, cercando di sfogare questa mia sofferenza in una forma d'arte. Ovviamente la musica è stata in gran parte un aiuto, però è stato poi attraverso la pittura che questa esplosione di colore è stata come una reazione a quello che provavo davvero, no? È stato come una sorta di cromoterapia. Ho cercato di utilizzare la pittura per sanare in qualche modo delle ferite. Qui, dicevamo, esponi 25 quadri, ma hai anche un video in cui si possono apprezzare sì, ci sono le altre opere, gran parte delle dei altre video, opere. I visitatori video. Possono certo. Scorrere un po' tutta la tua vita artistica, sì. Così come su internet. Sì, ci sono dei video di presentazione, così come ci sono dei time-lapse, cioè dei video elaborati in modo da... con un montaggio che elabora degli scatti fotografici a distanza di 2 secondi mentre dipingo, in modo da vedere il quadro in divenire. Bellissimo. Un'altra esperienza importante per te penso sia l'insegnamento. Sì, certo, è stato... Il trasmettere, il dare. Sì, è forse l'unico mestiere che può andare d'accordo con quello dell'artista, in quanto lascia del tempo libero. Si rimane in tema assolutamente, soprattutto attraverso gli studenti a volte si può avere anche un'ispirazione. Sono studenti che per esempio hanno una mano così particolare che a volte l'insegnante non deve fare altro che stimolarlo a fare quello che sa fare meglio e guidarlo solo in pochi aspetti. In ogni caso è stata un'esperienza lunga e bella, bellissima, in quanto ho visto ragazzi che sconoscevano completamente questo mondo, innamorarsi di quello che facevano e essere riuscito a fargli incontrare questo mondo è stato bellissimo. Un'altra esperienza importante, un altro sostegno importante nella vita anche di un artista, penso possa essere la famiglia. Certo, sicuramente mia moglie è colei che cura i miei rapporti con le gallerie l'estero ed è anche, non è soltanto questo, mi sostiene nei momenti più difficili, sicuramente ci sono momenti di sconforto che possono riguardare la vita privata così come l'arte, ma lei è sempre lì e riesce ad essere ottimista, a motivarmi, a farmi vedere sempre il lato positivo, a sostenermi, quindi è ovviamente una fortuna avere una stabilità. Poi ora ho una piccolina di quasi 15 mesi che insomma ha riempito di gioia ulteriormente la tua vita. E quindi sì, anche quando le cose non vanno bene posso tornare a casa felice sapendo che c'è lei con il suo sorriso. Importante, importantissimo. Assolutamente. E questo quadro alle spalle? Sì, questo è proprio un ritratto che ho fatto a mia moglie con questa tecnica. Casualmente ci siamo messi.
Carmela Zuccarello, direttrice della Galleria Civica d'Arte. Possiamo fare i complimenti per quest'altra scelta azzeccata con un artista di grande spessore come Fabio Modica. Sì, è vero. Io diciamo che mi sono imbattuta nelle sue opere su Facebook e sono entrata nel suo sito e sono rimasta emozionata a vedere le sue opere, veramente emozionata, perché sono entrata subito in sintonia con questi visi, con i volti, con gli occhi, con le espressioni, e mi è sembrato, guardando le opere, di conoscere già l'artista che ho corteggiato per un bel po', e finalmente sono riuscita a portarlo alla Galleria Civica. Tra le altre cose c'è da dire che è reduce da mostre importanti in America, e noi siamo, la mostra alla Galleria è in mezzo a due notevoli mostre, due importanti mostre, perché infatti le stesse opere che sono esposte qua saranno esposte in America dal 15 ottobre in poi, per cui è un successo e penso che sia un regalo grande che ci ha fatto quest'artista, ha fatto a me come direttrice di galleria, che l'ho voluto fortemente, all'assessorato alla cultura e a Mister Bianco. Mister Bianco ha avuto fino adesso mostre bellissime di artisti, però pian piano diciamo che il curriculum si sta arricchendo di perle, e quindi un benvenuto a lui e un invito a tutti i cittadini misterbianchesi a venire a visitare questa mostra bellissima.